Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la memoria liturgica del Santo Nome di Maria, una splendida messa che celebra la potenza del nome santissimo della Madonna. L'origine di questa festa risale alla vittoria della battaglia di Vienna nell'11 settembre del 1684-73, adesso c'è un vuoto di memoria, e la famosa battaglia di Vienna contro l'impero ottomano. Non c'è stata soltanto la battaglia di Lepanto, ci sono state due occasioni in cui la Madonna è intervenuta impedendo che l'islamizzazione dell'impero, del Sacro Romano Impero, quindi dell'Europa e quindi dell'Italia. E il Papa Gregorio, anche qui non mi ricordo il numero, stasera stiamo in vena di vuoti di memoria, fece per questo istituito una messa propria, che è quella che si celebra oggi, si celebra il giorno dopo l'11 settembre. Capite perché a suo tempo fu organizzato l'11 settembre? Perché quelli si erano garantiti, sono come apposta, quindi era il riscatto della battaglia di Vienna, quindi non è una cosa fatta a caso. Questa messa sentiremo dal prefazio, celebra appunto la grandezza e la potenza del Santo Nome di Maria, contro cui nessuno ha scampo, meno che mai i diavoli. Invocare il nome di Maria contro i diavoli, contro le tentazioni. Stamattina c'è una lettura bellissima di San Bernardo nell'ufficio delle letture. In ogni difficoltà è proprio respirare e aspirare dentro di noi quella potenza e quell'aria di cielo che tutta la persona della Madonna porta con sé. Le letture però che abbiamo ascoltato sono una messa del giorno, perché qui tra il Santo Nome di Maria, che abbiamo ascoltato, abbiamo voluto anche prendere tutto il tempo dell'adorazione. Posso soltanto riprendere alcuni passaggi, perché sono due pezzi da 90, forse la parte più bella del Vangelo di Luca, il Vangelo che abbiamo ascoltato, e il clou della lettera di San Paolo Colossesi. Due cose proprio da imparare a memoria e metterle soprattutto in pratica, perché non basta imparare a memoria. Cioè, rivestitevi come eletti di Dio, santi e amati. Eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, bontà, umiltà, mansuetudine e pazienza. Bontà, noi siamo buoni, dovremmo, siamo buoni, dicevo di Gesù, come il buon Gesù della Madonna, umili, umilissimi, misericordiosi, mansueti, miti, calmi, dolci e pazienti. Solo che vivessimo meglio, ci impegniamo a vivere soltanto queste 5 virtù, cioè diventiamo super santi. Poi ancora, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente se qualcuno abbia di lamentarsi degli altri. Poi, al di sopra di tutto, vi sia la carità, ante omnia caritas, il motto che scelse Monsignor Petrocchi, che tuttora si è conservato anche da cardinale. Al di sopra di tutto vi sia la carità, che è la legge suprema, che regola ogni altra virtù e che è il vincolo della perfezione. Spettacolo! Ricordate quando San Paolo dice: se ci avessi tutte quante le virtù di questo mondo ma non la carità, sono come un po', pure se mi tolgo, se mi faccio brucia vivo, pure se mi taglio la testa, pure se spacco le montagne, pure se converto mezzo mondo, ma non ho la carità, non serve a niente. Il vincolo della perfezione. E poi la pace di Cristo regni nei vostri cuori. La pace che caratterizza i figli di Dio, e poi la parola di Cristo di fuori tra voi abbondantemente, e poi tutto quello che fate in parole e opere, tutto si compie nel nome del Signore Gesù. Una pagina, quando San Paolo passa a queste parti paranetiche nelle sue lettere, se rimango qualche altro anno a Sermoneta, le lettere paoline, cioè raggiunge dei vertici veramente a mio avviso straordinari. Che vogliamo dire del Vangelo di oggi? Il Vangelo di oggi è il distintivo di Gesù e dei suoi discepoli. Già accennato nella considerazione di ieri, dice: amiamo quelli che ci vogliono bene, questo lo fanno tutti, facciamo del bene a chi ci va del bene, questo lo fanno tutti, i peccatori, prestiamo a chi ci ricambia i prestiti, ci restituisce i soldi, questo lo fanno tutti. I cristiani fanno i prestiti e fanno forte, no? Se gli presti i soldi questo non me li dà, noi glieli presti due volte. Gesù è molto molto chiaro, cioè qui dobbiamo cominciare a scendellarci, a arrampicarci, sì, però se faccio così poi che lo sai che succede. Non giudicare mai, nessuno e per nessun motivo, nemmeno noi stessi possiamo giudicare. Non possiamo e non dobbiamo giudicare nemmeno noi stessi.
perché neanche noi ci raccapezziamo bene di quello che facciamo, di quanto siamo responsabili fino in fondo della nostra azione, sia nel bene che nel male. Figuriamoci del prossimo, e il giudizio è una cosa che parte nella mente. È chiaro che se tu cominci a pensare male nella mente, poi parli male, insulti la persona come parli male alle spalle, parte sempre tutto da qui, no? E ancora anche qui la misericordia, il perdono, non condanna di nessuno, queste sono proprio caratteristiche distintive dei figli di Dio. E poi, proprio la chicca del 90, fare del bene a chi ti vuole male, fate del bene a coloro che vi odiano, questo significa. Odiare vuol dire volere il male di una persona, benedire quelli che ti maledicono e fare del bene a quelli che ci trattano male e pregare per loro. Qualcuno ti tratta male? Bene, vuol dire che ci avrà il primo posto nella tua preghiera. Quando preghi, quando io non riesco a perdonare quel tizio, ah, c'è stata una terapia infallibile, comincia a pregare per lui, cioè, quello meno lo vede meglio sto. Bene, quando ti metti a pregare la prima cosa, Signore ti prego per questo, comincia a dargli le grazie, dagli le pensieri, tutti i suoi belli desideri, tutti i suoi belli desideri, se riusciti di tutti, grazie spirituali, corporali, di ogni tipo, e se vado in paradiso quando sono morto vicino a me, questa deve essere la preghiera. Ecco, vedi come ti passa subito tutte quante le rancori, tutte, questo è così, il Vangelo è così, cioè non è, il Vangelo è molto semplice. San Francesco ha detto i grandi curiali, cioè le epiche, cioè lui non vuole sapere niente, fate provare, ne dai la possibilità di vedere sto coso così come sta scritto, di San Paolo. Admettere a pazzini grossi, posso? Va bene, Dio ti benedica, oh, benissimo, senza giudicare nessuno. Sapete che Giotto l'ha dipinto con la basilica di San Giovanni Laterano sulle spalle, perché questo gli chiese Gesù, mi riparo alla mia casa perché vedi la rovina, tra poco lo festeggerete. Come ha fatto? Ha preso il bandiera e l'ha messo in pratica la lettera, così si risolvono tutte cose di pratica. Tutto, ma tutto quanto, sono, se sta qualcuno che prende il bandiera solamente in pratica, bene, risolve problemi politici, internazionali, problemi dentro la Chiesa, gli scambi, tutto. Questo è sempre la nostra portata, è l'unica cosa senza la da fare, perché i problemi più grandi di noi sono sempre i problemi più grandi di noi, ci possiamo fare niente se non pregare. Da un punto di vista operativo, che posso fare? È di pratica il Vangelo, questo possiamo tutti. E da un punto di vista diversamente operativo, prega e se sei ancora più bravo, fa pure un po' le penitenze e basta. E poi tieni ad esempio quella pace del cuore, come San Paolo ci ha raccomandato, che è il distintivo dei figli di Dio, e quando pensi che, quando vedi che se ne stanno andando via, invoca il nome Santissimo di Maria, caccia via fumi e diavoli e vedrai che presto la pace ritorna. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì, siamo lodati.